Mi sta scrivendo Mercoledì Sanguinosa! Raga, mi ha minacciato, ma io ho la mia bacchetta magica. Come potete vedere, riesco a fare incantesimi fighissimi e posso difendermi da Mercoledì Adams. E se vedete questa cosa al collo, è perché sto male. Le mie difese stanno facendo proprio così contro quei virus e batteri schifosi. I video devono continuare, ovviamente, anche se sto male, non importa. Adesso devo andare a trovare Mercoledì perché ha detto di essere in casa mia. Io ho scritto dove sei esattamente, lei ha scritto scoprilo. Allora io chiamo Mercoledì. Ho molta paura. Ragazzi, questa è Mercoledì Sanguinosa, che cosa vuoi da me? Vai via. Dunis, tu non sai ancora controllare bene la tua magia, vero? Come diavolo hai fatto a capirlo? Effettivamente io non so controllare bene la mia magia, anzi, se la uso è anche pericoloso per me stesso e per le altre persone che ci sono in giro. Quindi non costringermi ad utilizzarla, perché potrei farti fuori. Sì, ma potresti fare fuori anche te stesso. E poi, comunque, molte tue magie non funzionano, o mi sbaglio? Beh, magari becco quella che invece funziona e ti faccio fuori Mercoledì. Ti avviso, stai attenta. Guarda che adesso sto facendo luci con la mia bacchetta. Guarda che madonna mia, non sai, Allora dai, vieni a prendermi. Mercoledì, perché parli così? Io ti conoscevo un pochino meno audace, diciamo. Brutto stupido, che cosa pensi? Si vede che sei proprio stupido, lo sai? Te l'hanno mai detto? Mano, inseguilo. Dov'è Mano? Ok, raga, è scomparso. È scomparso per fortuna, raga. C'era Mano lì. Ok, voi purtroppo non l'avete potuto vedere, ma adesso magari riusciamo a vedere Mercoledì. Mercoledì, dove caspita ti sei nascosta? Che cosa hai fatto a Mano? Ora ne pagherai le conseguenze. Ragazzi, perché parla così? Perché parla così, raga? Cos'è successo? Ma è un robot? Ma è la vera Mercoledì o no? Scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate, perché questa voce non era normale. Tranquilli, ora mi sono mutato, non mi sente. Parliamo fra di noi. Ricordatevi di lasciare like, per favore, iscrivervi al canale, così magari riuscite ad essere protetti dalle maledizioni. Cavolo di voce era, io non capisco. Mercoledì, ascolta, perché la tua voce era così prima? Succede quando mi arrabbio, per un qualche motivo. Non capisco. Perché? Ok, oggi sei decisamente troppo audace. Ora maledirò casa tua. Prova a prendermi. Ok, credo proprio che sia arrivato il momento di andare a sconfiggere Mercoledì da casa mia. Per trovarmi, devi prima trovare tutti i puntini luminosi nascosti in casa tua. Questo ti darà l'energia per potermi vedere e affrontarmi. Cosa? Come? Devo trovare tutti i puntini luminosi? Accidenti! Io voglio trovarti subito perché ti devo scacciare da questa casa, Mercoledì. Sappilo che ti troverò. Comunque, la bacchetta mi indicherà dove ci sono i puntini luminosi. E ora che vedete che è un po' poco luminosa, è perché siamo un po' lontani. Quando ci avviciniamo, tipo adesso, vedete, tecnicamente qui ci dovrebbe essere un punto luminoso. E qua dietro, wow, ok. Perfetto, l'ho preso. Ok, adesso tecnicamente dobbiamo andare in tutta la casa. Ma qua, Mercoledì, pronto? Quanti puntini luminosi ci sono? Non risponde, ovviamente. Sentite, andiamo. Raga, che cavolo, è tutto buio. Dio. Cos'è? Raga, cos'era? Raga. Lumos! No, raga, ho paura. Ho paura, raga, che caspita è? L'ho trovato. Perfetto. Ma non vi sembra strano, raga, questa cosa? Cioè, nel senso, cavolo, Mercoledì ora tecnicamente in casa mia e l'abbiamo visto anche perché c'è un'ombra strana qui in questa casa. E era dietro di me, raga. Io ho la magia, ok? La posso utilizzare per sconfiggerla, quest'ombra. Forse ce la faccio. Ma non so se sono così tanto bravo da potercela fare, perché io sono ancora all'inizio del mio percorso magico, purtroppo. E quindi devo capire meglio come si fa. Comunque, questa cosa non si accende più, quindi suppongo che qui nei paraggi non ci sia più niente. Aspetta un attimo, ma io sono fermo. Questi punti luminosi si stanno muovendo loro in casa. Un attimo, ma che cosa sono allora questi punti luminosi? Vorrei saperlo. Non è che stiamo facendo uno strano favore a Mercoledì, raga. Io non vorrei cioè, non lo vorrei mai questo. Perché magari stiamo tipo evocando tipo dei demoni, non lo so, una roba del genere in questa casa per Mercoledì, e non lo voglio fare. Comunque, l'ho trovato, è proprio qua. Che cos'è? Raga, io vi giuro, non c'è. Ma c'era tipo una sorta di cosa nera di nuovo dietro di me. Cioè, è come se fosse stato il mio cappuccio. No, ho paura. Raga, però io ho paura. Cioè,
Non è che stiamo veramente facendo qualcosa di male, anche perché che cavolo era quell'ombra? Io devo fare un incantesimo di protezione massima su questa casa e anche tipo un qualcosa per mandare via gli spiriti. E magari ci possono essere qua in questa casa. Accidenti, mannaggia mercoledì che mi fa fare queste cose. Mannaggia, ma ne ho trovato un altro. Mi hai trovata. Questa è mercoledì. Questa è la mia bacchetta. Apriti. Ok? Ragazzi, sento rumori da qua. Mercoledì sei qui per caso? Mercoledì ho la mia bacchetta. Ferma! Fermati! Allora, capisco che tu sia arrabbiata, però non puoi stare qui dentro, questa è proprietà privata, capito? Vai via! No, mercoledì non costringermi a farlo, Guarda, che anche se posso sbagliare il modo di fare le magie, sono comunque capace di farle e quindi... No! Accidenti a te, mercoledì! Accidenti, questa sciarpa... No, vai via! Non me ne andrò, prima ti devo uccidere. Ok. Mi stai dando molto fastidio. Tranquilla, va bene, tranquilla. Ti taglierò il dito. Allora, mercoledì, va bene. Ora però, vai lì, segui questa luce. Te l'ho detto che sono esperto. E se non vai subito, tutto il mondo sarà molto triste per la tua scomparsa. Beh, sai, non solo tu puoi minacciare in questo modo, anch'io posso farlo. Ora, per favore, vai, segui la luce. Cosa farai ora? Cosa? Ok, va bene, basta, me ne vado. Basta. Ok, ciao. Questo lampadario sta vibrando e questo praticamente mi dice il futuro. Ora tecnicamente dovrebbe dirmi il futuro. Se non sconfiggi mercoledì, lei ti ucciderà. Cosa? Cosa?